Campioni del mondo, dopo Berlino 78, Roma 94, Shanghai 2011, ecco Guangzhou 2019. Il Settebello ha vinto il mondiale, ha strapazzato la Spagna. 10-5 il risultato in una finale nella quale gli azzurri si sono presentati con un solo obiettivo, vincere. E così le furie rosse sono state ammanzite dalla furia azzurra dei ragazzi di Sandro Campagna. Il CT era in acqua nel 94 a Roma e condusse quella squadra alla vittoria contro la Spagna. 10-5 anche allora, stesso identico risultato. Difesa, pressing e velocità, queste le qualità di una squadra plasmata da Sandro Campagna, protetta da un portiere insuperabile come Marco Dellungo e trascinate dalle reti del fuoriclasse Francesco Di Fulvio. E chi ci mette sempre qualcosa in più degli altri è il capitano, Pietro Figlioli, che insieme a Figari e ai Cardi bissa l'oro iridato conquistato 8 anni fa a Shanghai. Campioni del mondo per la quarta volta nella storia azzurra. Ancora non ci credo io che sono diventato campione del mondo, quindi era stata una partita all'inizio un po' contratta, poi dopo è venuto fuori tutto il nostro cuore, tutta la nostra grinta, la rabbia, la voglia di vincere, quello che volevamo fino alla fine. Basta, basta, abbiamo vinto. Diciamo che dopo un momento doveroso anche di tristezza per quanto riguarda la scomparsa del carabiniere a cui abbiamo fatto riferimento con il minuto di silenzio, passiamo a un momento di grande gioia per la città. Devo dire che in questo consiglio comunale non può che non essere orgoglioso che due nostri concittadini hanno portato in alto il nome di Civitavecchia in un settore dello sport che ha sempre visto Civitavecchia al primo posto e all'attenzione dei media, perché è una realtà che appartiene espressamente alla nostra città. Già in altre occasioni Civitavecchia ha festeggiato questa grande opportunità di vincere un campionato del mondo, ma insomma di vincere un campionato del mondo, e in questa occasione avere oggi con noi il portiere della nazionale, Marco Dellungo, e vi assicuro che emoziona anche me, perché in effetti è qualcosa che non immaginavo potesse capitarmi. Io sono sindaco da un mese e mezzo e avere questa fortuna, questa grande fortuna di trovarmi qui a premiare, a dare un riconoscimento della città a una persona che per noi è così importante e che tanto ha dato nello sport e che tanto ha dato alla nostra città, vi assicuro che è qualcosa di veramente bello, emozionante e importante. Altrettanto vale per il dottor Melchiorri, che medico della nazionale ha svolto un ruolo professionale di grande spessore, di grande importanza, perché poi certi risultati si ottengono nella dimensione in cui evidentemente c'è uno staff che funziona, c'è un settore medico sportivo all'altezza. Quindi credo che le mie parole, ripeto, come vi dicevo, dettate da grande emozione, debbano essere però seguite soprattutto dalle immagini. Io credo che questo appuntamento che ci coinvolge tutti in qualche modo debba essere cristallizzato la nostra attenzione attraverso la ricostruzione, sia pure sintetica chiaramente, di alcuni passaggi di questa emozionante avventura che ha visto la nostra città tutta insieme lì a tifare e a essere, ripeto come dicevo prima, orgogliosa di quello che è avvenuto. È stupendo. Credo che si possa
possa capire ancora di più la mia emozione nel vedere un ragazzo così che piange e che comunque dà sua parte. È stupendo. Posso chiedere ai consiglieri, so che è un po' complicato, non vorrei essere soltanto io a dare la targa a Marco, se possiamo darla anche simbolicamente tutti insieme e avvicinarci e magari essere un po', come dire, lo so che porto logisticamente un po' complicato, però piacerebbe, sì, se magari possiamo dargliela tutti insieme, sarebbe una cosa che io direi. Chi è? Ah, no, leggiamo la motivazione della carta. Sì, uguale a te. Oggi uomo. Sì, 29 anni fa. È cresciuto parlando affinitamente nel settore giovanile dell'FNC, in cui ha difeso la quarta dal 2005 al 2011, anno in cui è passato a Brescia, dove tuttora milita in Serie 1. Nel 2013 è nel giro della nazionale italiana, di cui è diventato titolare inamovibile, dopo aver raccolto l'eredità di Stefano Tempesti. Con il Tempesti ha conquistato un secondo posto al World League, un bronzo agli europei, un bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, fino allo strepitoso successo mondiale dei giorni scorsi in Corea del Sud. Ci ha fatto un cappello a tutti. Comunque, visto proprio per la sua storia all'interno dell'FNC, che il portiere dei giovani dell'FNC voleva conquistare tutta la sua squadra, una targa di ricordo per te, ma sei riuscito qui e quindi abbiamo il portiere giovane portiere dell'FNC. Rubano il posto, occhio che è più alto, apertura del braccio, lo credo vedere che mazzo, ok, lo bello lungo. Allora, dovrei cominciare questa è stato veramente un grande. A Giovanni Melchiorri. Giovanni Melchiorri, Civitavecchia DOC, compirà 50 anni a ottobre. Professore dell'Università di Roma, Tor Vergata, è medico della nazionale maschile di pallanuoto, coordinatore scientifico e metodologo dell'allenamento per tutte le squadre del settore pallanuoto della FIN, con cui lavora dal 2000. Ha partecipato a 10 mondiali, 9 europei, 5 olimpiadi. Per il dottor Melchiorri, quello in Corea è stato il secondo oro mondiale, dopo un argento iridato, un argento e un bronzo alle Olimpiadi e due argenti europei. Grazie.
Anno Giovanni.